Facciamo altri allenamenti, qua il mercato sta per finire, io inizio a non avere più un cazzo di nessuno. Inizio a preoccuparmi. Perché se quell'attacco lì è messo così male, saprei cosa fare veramente. Ha così tanta finalizzazione adesso, vi vedo. È quello con più finalizzazione questo qua. Ma stiamo scherzando, ma scherziamo davvero. Turner anche lui è quello che ha più finalizzazione tecnicamente. Che poi una schiappa è tutto da dire. Quasi quasi faccio giocare quello lì nuovo, va. Possiamo anche provarci, intanto non è che vado a perderci nulla. Oddio, in realtà la prossima partita è quella. Già, è quella di coppa. Quella lì dobbiamo vincerla per forza, però mi sa che è andata in ritorno. Quindi abbiamo ancora una piccola possibilità per andare avanti comunque. Romano, sì, inizia a salire veramente poco. Però si è già salito lo stesso, dai. Vediamo se riusciamo ad avere qualche offerta, o almeno qualcuno accetta le mie. Offerta rifiutata. Però dovresti dirmi chi è quello lì. Perché così. Non capisco. Cioè, non capisco in che ha lasciato il club, ok. Non lo so. Vabbè, lasciamo perdere. Controfferta 1200 per 5 anni. Ne ho veramente bisogno di giocatori, ragazzi. Ok, tre messaggi. Chi sei? Ah, vattene. Un interesse, se ma questo qui invece arriva, perfetto. Facciamo una sostituzione così al lampo. Ok, sempre questo qui. Abbiamo un nuovo giocatore. Qua cosa mi dice? Sì, Romano, giochi adesso. Avevo proprio intenzione di metterti, sinceramente, perché Turner mi sta sul cazzo. Ah, questa panchina è molto più lunga. Cioè, è molto più corta, quindi. Siamo pronti per il match di Ok, serata. eccoci qui 80 minuti di nell'ultima giocate basteranno. coppa che ci è Quella per noi è rimasta. la Questa migliore. dobbiamo vincerla, Io sono raga. sicuro So che che non siamo perderemo decimati come un'occasione. squadra, ma ce la dobbiamo fare, raga. Mi Vediamo raccomando. cosa scendono in campo i Già, nostri mi fate un avversari. passaggio che non volevo e Turner andiamo non scelto di male. schierare l'attacco in grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo. Guardalo come è Ancora passato. Ma un'occasione per chi è? passare in Chi è quello il vantaggio. 24? Lo ammazzo. Mi sa che è Rose, che è pure mancino. Come fai a non segnare? Perde Passato palla. perfettamente, non segna. Ma Ottimo il bella tentativo di Singh, recupero. cazzarola. Guardalo, Romano ruba palla. Continua La il tiro di inserisce bene Vaca per alla ricerca Rose. del momento giusto. Ma Rose mi fa iniziare a far incazzare. Oh, ma Romano, guarda che non sei un trequartista, dovresti giocare in avanti. Ma Tocco di ritorno. come t'ho messo come tattica? Scusami, perché rientri troppo? Buon possesso palla, cercando spazi. Ottima Bravo. rete di passaggio. Romano, cosa fai ancora qua dietro? Perché? Ma passala a Romano, un pochino Rimessa più lunga. lunga. Adesso io voglio vedere la tattica di Romano. Perché? E lì, attaccante centrale, che cazzo c'hai come attaccante centrale, scusa? Fai salire la squadra! Più di così, dovresti rimanere in avanti! Ok, Le mani da buona posizione. ce l'hai fatta. C'è il Cos'è tentativo quello di pallone. stop, la pimptula lì? La...
come cazzo ti chiami. C'è il fallo e dunque punizione. Manovra interrotta dagli avversari. E prende, e dai, e dai, ci manca anche i segni. Figa, quanto cazzo di culo. Bello. Ora, peccato che c'è Romano qua davanti, che però l'ha tenuta. Se quello la scattasse, sarebbe una cosa migliore. Invece di far finta di correre, invece di Balotelli, porca puttana. L'allenatore rivoluziona la squadra con tre cambi. Io come al solito mi sono dimenticato che regola vale qui nel caso di pareggio. Comincia ora il secondo tempo. Spazio. Ma mi sa che il dubbio non si pone. Ah, ok, l'ha mancata. Punta l'area. Palla girata sulla corsia. Bel passaggio, Kotal. Bel passaggio. L'unico è provare un tiro a cazzo e andare nell'angolo. Vediamo se con l'angolo facciamo qualcosina. Risolve lui. C'è spazio per andare. Ciao Turner. Eri in fuorigioco da mezz'ora. E anche rientrare. Ci sono metri a disposizione. Attenzione, Turner deve fare un passaggio. Chissà perché me lo aspettavo che gliela faceva sbagliata. Wildig. Turner, non smettere di scattare, Turner. Perché dovevi farlo? Mica eri in fuorigioco. Prima che eri in fuorigioco non l'hai fatto, adesso sì. Dai, la Plebdul. La Limpuia, come cazzo ti chiami? Ma come hai fatto? Questa me la dovete spiegare. Oh, a due gli ho detto passatelo di nuovo a quello lì. L'hanno entrambi mancato, il numero 16. Cioè, a quello lì te l'ho detto, perché me la siete ripassata a vicenda? Oh, me l'ha regalata. Dai Turner, è la tua occasione per fare qualcosa di decente. Bravissimo Turner. Ha fatto qualcosa di decente. Dai che magari ti comprano e io ti caccio, perché... A parte scattare qua, erano tutti in avanti, per era rimasto in 2 contro 3. Non permettiamogli di segnare, bravi. Una vittoria immeritata stavolta, devo dirlo. Un paio di tiri in più, cioè... Ho vinto, questo è l'importante. Ok, dopo aver vinto questa abbiamo gli allenamenti, sto vedendo. E abbiamo l'ultima settimana. Oh, qualcuno ha accettato. No... Scusate, era qua. Romano... Sì? Ah, ok, sì, tranquillo, ma ti volevo comunque. Cioè, Romano, tu giochi bene, più o meno. Sai che non mi ricordo più un cazzo? Beh, qualcuno dovrei aver vinto. Ho reso conto dei giovani, questo mi sarà utile perché prendo tutti. Ho venduto chi cazzo sei? Tom Bart. Non mi ricordo chi tu sia. Molto semplicemente non mi ricordo chi cazzo tu sia. Questo fa cagare, anche questo fa cagare. Ma perché mi trovate queste schioppe? Io li prendo perché, cioè, fanno numero. Questo è un giocatore di fascia, solo tu ti immagini che sei un attaccante. A parte che... Come fa a essere il tuo riepilogo? Atletismo 14,90, tecnica 1,99, 1,99, 1,99, 2,73. Quindi non è un difensore, mi stai dicendo. Ma c'è 1,99 tutto, ma che cazzo è? Ma che cacchio di osservatore sei? Ma sei una schiappa come osservatore. Oh, bravo! Ho visto che quello lì che abbiamo appena preso, quel giovanetto lì, le giovanili, esterno destro, ha... È mancino. Esterno destro è mancino. È quello che tecnicamente piace a me, far rientrare i giocatori dalle fasce. Sarà curioso, ma cioè deve avere un alto dribbling, non è che... Oh, siamo all'ultimo giorno. Berardi è andato al Napoli. Wow.
Oh, finalmente un messaggio. Qualcuno vuole comprare un mio giocatore? Ahmed. Oh, che quello con il più alto stipendio che ho per ora. Vediamo se accettano 75. E il Wigan poi lo vuole. Abbiamo ancora un po' di ore e forse ce la fanno. Vediamo. Un altro messaggino. Probabilmente sarà sempre qualcun altro che offre. Ah, sono sempre loro. No, raga, non voglio questo. Facciamo così, dai. Li contrattiamo. Se adesso non dicono va bene, sono fottuto. Non lo so, 4 ore dovrebbero farcela ancora. Edwards. Ok, adesso l'hanno accettata, cioè 20.000 euro in meno. Si sono sforzati. Ok. Edwards, no, questo è. Lui non lo posso vendere, cioè, te lo posso vendere a questa cifra, se tu vuoi proprio. Però ho tre difensori centrali, su tre e uno è infortunato, e posso prenderlo, sì, cioè non è neanche un difensore centrale, lo uso io come difensore centrale. Kotal! Quanto? Neanche male! Mica male, mica male. Ok, ciao Kotal. Cioè, ti dico ciao Kotal perché non è valsa minimamente la pena. 400, cosa ho appena offerto a quell'altro? 500, vero? Sì. La facciamo così, non ho voglia di star qua. Non ti permetterà di perdere altre offerte. Allora, aspetta un secondo, che vado a prendere il giovane che sono interessato. Te credo che non mi permette di vendere nessun altro. Fa vedere la rosa. Ok, ho a malapena i giocatori per la panchina. Ti credo. Ho tre giocatori in arrivo, quindi non me lo fa vendere eventualmente. Sì, me lo fa vendere perché sa che sto per vendere qualcun altro, ok. Cioè sto per acquistare. O sono già arrivati, non penso. Quei tre giovani sono arrivati? No. Praticamente sto costruendo una squadra di giovani schiappe. Bellissimo. Tutto perché questa dirigenza vuole soldi. Veramente li sto cagando. L'ha accettata. Sono anche senza difensori. Ho accettato anche qua, venduto anche lui, Kotal, via, ciao. Mo? Mo che fo? Mo vado a cercare un difensore centrale, che non costi per niente, per forza. 76, oh, no. Non ho ancora raggiunto il mio obiettivo, non scherzare, dai, dai che l'ho raggiunto. 30% cosa? 30% come? Come 30%? Ho veramente paura che voglia intendere che il valore del mercato vada a 15 milioni. È impossibile. Ma quegli stronzetti di giovani non hanno accettato. Non dirmi che devi passare veramente un giorno. Ultimo mercato, finito, basta. Che. Mamma mia, si era bloccato. Spavento. Non ho capito. Ah, ma non li ho appena ingaggiati. Ah, adesso è migliorato il suo potenziale. Come cazzo è possibile? Prima non eri così. Ma io li ho assunti. Io li ho assunti. Fanno tutti cagare, ma li ho assunti per far un numero. Ah, c'era già lui. C'era già lui che. Oh, non è male. Cazzo sei?
Tu che cazzo sei, poi, soprattutto? Perché io non t'ho mai visto, neanche quelli che sto per allenare. Chi sei? Ma questi... Nessuna azione. Ma tu che cazzo sei? Ah, il difensore. Anche perché sennò devo giocare senza. Nuovo giocatore. Questo ha accettato che è il giovane. Questo ha accettato che è il giovane. E gli altri due? Chi lo so? Arriveranno gli altri due. Ah, proprio non ho terzi. Come non ho esterni destri? Non ho esterni destri! Quindi tu, giovanino, dovrai già giocare.